ufficiale la campagna elettorale scattata a Gorizia. Seppur manchino poco più di 6 mesi al rinnovo dell'amministrazione comunale, l'aria che tira porta a questa conclusione. La già statale 56 bis, oggi strada regionale 117, che doveva fungere da bretella tra l'attuale regionale 56 Udine-Gorizia all'altezza di Mossa con l'ex valico internazionale di Sant'Andrea, è tornata al centro delle cronache. Una polemica a distanza tra l'ex presidente della provincia di Gorizia, Giorgio Brandolin, oggi consigliere regionale del Partito Democratico, e l'attuale primo cittadino del capoluogo esontino, Ettore Romoli. L'uno che accusa l'altro di totale immobilismo nel cercare la reale soluzione nell'eliminazione del collo di bottiglia di Lucinico, nel tratto dismesso della strada regionale. L'altro ribatte che mancano i fondi per realizzare la variante. Pensar male non costa nulla e da bravo seguso della notizia locale, gatta ci cova. Mi chiedo come mai solo oggi il problema dell'ultima azione della regionale 117 sia così tanto importante, dopo anni di immobilismo più totale da ambo le parti nel cercare, anzi mettere in pratica la soluzione. La risposta, se si mette in moto il Granus Salis, arriva all'istante. Una vicenda tipicamente italiana, fatta di espropri, ruspe, carte bollate, progetti affini, visti e rivisti in tutte le salse. Un'opera che doveva vedere la luce a metà degli anni Ottanta, un collegamento veloce tra le industrie del Cormonese e Manzanese e l'allora Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia, per dare linfa e rilancio a queste zone. Poi, dopo aver iniziato il primo tratto d'asfalto, arrivano, peggio delle piaghe d'Egitto, i problemi burocratici che ne interrompono la sua conclusione. 27 ottobre, anno del Signore 2011, secondo il calendario gregoriano. Ad oggi la strada è percorribile dall'innesto con la regionale 55 per Trieste all'incrocio con la 351 per Gradisca. In totale poco più di 3 chilometri. Ne mancherebbero altri 3 per completarla. Per ora l'unico passo avanti è dato dalla costruzione della nuova rotonda nei pressi di Mossa, senza arte né parte. A quando la sua conclusione? C'è chi ipotizza il 2016, ma i bookmakers londinesi danno tale data 1000 a 1. Scommettere non costa nulla, vista la cifra in palio. Una cosa è certa, siamo sempre in Italia, dove tutto è possibile e niente è impossibile. Manutenzione dei fossi, dei canali e delle ripe, provvedimenti richiamati gli articoli 22, 23, 24 e 25 del vigente regolamento di polizia rurale, approvato con determinazione podestariale del 23 agosto 1934. Di acqua sotto i ponti ne è passata e, come succede spesso, il tutto si ferma e quando arriva la pioggia i disastri si vedono. Dunque il comune corre ai ripari, come ci spiega il sindaco Ettore Romoli. In realtà lo spurgo delle caditoie viene fatto annualmente. Questo è uno sforzo straordinario nella quale noi il Comune investe risorse importanti per evitare che le piogge previste nei prossimi mesi possano creare danni agli scantinati o creare addirittura qualche situazione pericolosa. Per quanto riguarda invece l'ordinanza che oggi, lei faceva riferimento al 34, il regolamento del 34 prevede che i canali vengano spurgati dai privati proprietari. Noi glielo ricordiamo con un'ordinanza e se non lo fanno faremo dei controlli, applicheremo anche delle sanzioni. Quello che conta è che comunque il Comune è vicino ai cittadini, nel senso che è massima collaborazione in questo caso. Esatto, noi cerchiamo di essere sempre più vicini ai problemi soprattutto della città, cerchiamo di lavorare per migliorarli anche nelle cose minute, perché un amministratore pubblico non deve pensare solo alle grandi scelte ideologiche, ma deve curarsi dei problemi concreti di tutti i propri cittadini. Assessore, attuazione di prevenzione naturale, nasce la Bat Box qui a Gorizia non solo per la tutela dei pipistrelli ma soprattutto per la loro utilità. Esatto, il pipistrello è, come tanti animali, direi tutti, è utile e può essere utilizzato anche per fare una sorta di lotta biologica agli insetti infestanti. Abbiamo deciso di portare avanti una sperimentazione che altri comuni hanno già iniziato tempo fa, dando gratuitamente ai cittadini, a chi lo volesse, questa cassetta nido per i pipistrelli, nel quale i pipistrelli possono rifugiarsi durante il giorno oppure durante l'inverno. Casettina che si può tranquillamente ritirare qui presso il comune, incomodato d'uso. Facciamo capire bene ai nostri telespettatori, insomma, l'utilità di questa iniziativa.
L'utilità, come dicevo, è legata al fatto che nel momento in cui uno o più pipistrelli, che sono quelli che caratterizzano le nostre notti, e quindi quelli più piccoli, possono vivere appunto nella cassetta. Nel momento in cui il pipistrello incomincia a vivere nella cassetta, ovviamente si trova una sua area di caccia, che è normalmente quella vicino al punto in cui passa il giorno. E quell'area ovviamente sarà pulita dagli insetti più o meno nocivi, dicevo, che popolano le nostre notti.